sempre della geometria, quindi questo. Ok, vediamo un attimo quali sono le cause. Allora, le prime più importanti sono le cause importanti, quelle che vedrei subito. Delle card CMCE, comment. La card che finisce per E normalmente è end, quindi CM comincia un commento, CE finisce il commento. Questo è una delle grandi cose. Un'altra card importante è la GH. La card GH specifica un'elica oppure una spirale. Non vado a descrivere i cambi perché vedremo un sacco di tempo. Comunque voi vedete la card, vedete che all'interno, quando voi attivate una card GH dall'editor, lui automaticamente crea quei campi e voi dovrete imprimerli. L'importante perché qua è una, per esempio non so, la lunghezza, il raggio, quanto scala su Y, eccetera, per costruire un'elica. Facile perché così viene fuori e dici, ah, ho fatto l'elica così. No. L'elica l'avevo costruita con seno, con meno, alzando le tese, perché mi serviva il passo giusto. Ok, dopodiché esiste un'altra card, che è la GM, che è la modifica delle coordinate, cioè voi potete fare una struttura e dire a questo punto che sopra l'antenna, ma non voglio che la sia qua, ma voglio che la sia più in qua, perché ne faccio un'altra qua e dopo ne metto un'altra qua. Allora col GM, tutto quello che avevo fatto prima lo so. Altra roba è il GR, che è una struttura, è l'equivalente al GH dell'elica per fare una struttura cilindrica. Per esempio se volessi simulare la famosa antenna barattolo per il 2G4 per il wifi, userei la card GR per costruire il barattolo. Non dovrei calcolare le cerchie per costruire i fili tutto intorno. Come parametro si mette la marca del barattolo, no? Cioè, come cola. Dopodiché una card che invece vedrei molto nelle mie... prossime slide, che è la card SY, che è stata inserita da Harry Wars, cioè dall'autore del Patronet 2, che è una card molto importante che è il simbolo, una variabile. È molto semplice perché è l'unica card che dà il nome e dopodiché te metti il nome della variabile uguale. Per esempio, molto chiaro, mi dico, non so, la frequenza centrale, mi so che è 1500 MHz, però se io voglio fare, per esempio, la lunghezza d'onda, mi scrivo LV, lambda, uguale a la frequenza diviso, cioè 300.000 diviso la frequenza. A questo punto automaticamente se mi cambierò la frequenza, lui automaticamente mi cambia lambda quarti o lambda ottavi, cioè questo è un sistema, molto semplice per parametrizzare la roba e quindi può dare, per esempio scalare un'antenna dai 144 andare a 430 mega, andare a 800 mega, andare a 1200. L'unica roba che ti venirà segnalata sicuramente è che quando te va su di frequenza le famose regole di lunghezza del filo e il numero dei segmenti cambierà, cioè ti segnalerà allora di barra che se sono partito con quel numero dei segmenti e quel numero dei fili per lunghezze d'onda molto lunghe, quando ti scendi in molto piccolo ti sono altri limiti e devi rimodulare la lunghezza. Ok? Poi la più importante e la usatissima della carta GW. GW è la geometry wire, la geometria del filo. GS è la sua equivalente di end. Quando ti ha finito di scrivere la struttura ti deve vedere la carta GR, perché altrimenti lui si aspetta un'altra informazione di geometria, no? La carta GS è semplice, però le dà sempre tutta una serie di informazioni. Come vedete c'è il numero dei segmenti, il tag in realtà è il numero che noi rendiamo al filo. Quel che avevo visto prima, per esempio qua 1, 2, 3, 4. Li metteremo qua, ogni filo che diamo noi è un numero, per cui noi potremmo fare il filo 1, il filo 792, non mi interessa, perché la macchina lo usa per poter fare i calcoli sapendo che la sta parlando di quella struttura messa in quella posizione. Quel che invece non è a nostra disposizione, ma è parametrizzabile, perché è il sex è il numero di segmenti di quel filo. Se noi mettiamo una variabile SY che si chiama NS, numero segmenti, non occorre che tutte le volte andiamo a riscrivere tutti i file quando cambiamo da 144 al 1200 mega. Basta che diciamo, perché mi si accorgerà che penso che dei segmenti troppo lunghi aumento o diminuisco il numero dei segmenti semplicemente cambiando la variabile. Ovviamente vedrai che bisogna delle altre posizioni dello spazio più la dimensione del raggio. Prima cosa fondamentale che fa tutti è che metti invece del raggio usa diametro. Per cui bisogna ricordarsi che l'ultima casella è il diametro del filo, cioè il raggio del filo, no?
wide radius, per cui ho ciò che se no fai di misura, ecco, non so, vivo l'antenna con un filo di un millimetro, mette un millimetro là, in realtà lui calcola per 2 millimetri. Ma le cose che non possono se risolvi con l'esperienza. Dopodiché c'è una carta che si chiama GS, per esempio, se mi sono dimenticato di settare le misure in metri, o voglio che sia tutto in centimetri, io ho una carta GS che dice tutte le misure che ti ho letto prima, le sono tutte rapportate a millimetri, centimetri, decimetri. Non l'abbiamo usato, solo una volta. Poi ci sono delle carte particolari che servono per trattare le superfici piatte, i riflettori. Invece di descrivere il riflettore a fili, si può descriverlo come una superficie piatta, esiste il card SP, surface page. Oppure, per le costruzioni geometriche può fare tante usando le superfici multiple. C'è una card SP che seguita da una card SM, dico una patch iniziale la voglio moltiplicare per 10, perché faccio, non so, da un quadratino faccio un tavolo. Poi cos'è? Questo molto importante è LD, che è il LOD, che è la descrizione della conduttività del filo. Noi potessimo fare un'antenna con conduttore in oro, se monichi africani, asiatici o comunque arabi, oppure in rame, oppure che ne so, in ferro, perché non avremo altro. Non potremmo descrivere la conduttività del filo, per cui avremo nei calcoli che fa l'antenna anche un'idea del fatto che perderemo il guadagno perché la resistenza della nostra antenna alla radiazione si è cambiata e quindi con un'efficienza molto più bassa. Provare per credere, uno prova da rame a alluminio a trovare il fil, basta cambiare il card LED e vedi che qualcosa cambia, cosa che non si accorgiamo quando l'antenna è fermo. Perché non è là? È un super per queste cose. Un'altra importante card è la AX, excitation, è la card che informa il programma per dire in quel segmento di quel fil applico l'alimentazione, quindi prendi prima quel pallino, no? Ok? Un'altra è RP, report, cioè la card che permette di stabilire, questa basta farla una volta, dopo te la copi uguale, perché tanto il formato del report finale, dei grafici, della cosa sempre stesso, no? Per cui no. Questo ti dirà in quanti segmenti, in quanti settori suddividere il grafico, per esempio il plot del lobo di radiazione, se puoi farne pochi, perché vedi un lobo tutto così a segmentazione, che ne fa tanti ogni 2 gradi, allora sembra è tutto rifinito, no? Poi che dici da dove a dove, per esempio, potessi fare un lobo di radiazione su 360 gradi, sul piano orizzontale, metto un'antenna qua, ma voglio vedere tutto intorno come funziona. Però se mi interessa sapere, per esempio, che metà dell'antenna, per non farmi fare tanti calcoli della macchina, è uguale all'altra metà, mi faccio fare un calcolo solo per metà. Usami, certo, molto più importante, ok? E quindi si imposta con questa card RP. Ovviamente un altro importante è la card che fissa la frequenza su cui ti devi centrare del tuo sistema. Anche qua, in questo caso, questa era la card relativa, guarda caso, l'antenna di 868 MHz per la parco gamma. Dopo tira fuori un po' di tocchi qua e là, ovviamente qui. Se qua, anziché mettere un numero, mette una SY con la scritta per esempio FC, frequenza centrale, nel momento in cui questa carta all'interno dell'una può copiare i file da 3 parti, non deve andare a modificare niente, basta che cambi la carta SY e lui cambia automaticamente anche qua. Ok? La più bella è questa qua, con infiniti dati, quindi si chiuso il file. Ok? Questo è un editor più complicato di quelli della partenza là. In pratica questa qua c'è la descrizione di una default, cioè una di quella che c'è là. Allora, vedete innanzitutto la parte iniziale che è il commento. Card che comincia per CM e finisce con la card CM. Questo serve per sapere che cavolo stiamo parlando dentro di quel file. È un po' come il commento sul Raspberry oppure sull'Arduino. Il commento del programma, quando ti cominci ti si scrive dopo, perché dopo sicuro con una settimana non c'è le cose più, ok? Non va a modificare i dati del programma, serve solo a te per intestare, per capire cosa che devi fare, anzi per ricordartelo, ok? Adesso vuoi vedere una linea che è per caso da dentro. Dopodiché c'è un'altra parte, questa azzurra, la descrizione della struttura dell'antenna, cioè la prima parte era il commento, adesso descrivo la struttura. Guarda caso, tutto quello che vedi qua è tutto scritto GW, è tutto descrizione del wire, del film.
la seconda parte del corpo della descrizione dell'antenna. Poi, ovviamente, dopo la descrizione esiste la carne che stabilisce qual è importante, fa parte della geometria perché c'è sempre un cibo doppio, però ve la posso separare perché la devi essere sempre presente. C'è il segmento di alimentazione. Se voi non mettete un segmento di alimentazione, si vuole l'antenna, si vuole. Perché il gradotto con il ferro, appunto la picchina sul campo elettrico, niente, no? Quindi ricordarsi di anche definire, non solo dare l'eccitazione dopo, ma bisogna dire che mi voglio che l'eccitazione vada là, su quel filo, non in quel punto, ma su quel filo. Ok? Questa è la frequenza di prima, la carta FR, come vedete questa cosa è stata tirata su 1250, quindi questa zona di qua, quella di qua. Ok? E dopo quella che vi dicevo prima, che era quella del rapporto, no? Usando RT, vi dico che voglio tutti i ricordi, l'azimut, elevazione, eccetera, con 73 calini, cioè mi ho fatto un grafico pieno, non mi interessa niente, vado sempre con questi numeri qua perché faccio il classico grafico grande. Ok, invece alla fine, per esempio, la cosa importante è descrivere i segmenti. Come vedete, il segmento, i primi tre dati della CAV del GW, dopo il numero del tag e dopo il numero dei segmenti, sono relativi alla posizione X, Y e Z. 1 sta per il punto 1, cioè il punto iniziale. Ricordi prima che avevo detto A era un certo punto, B era un altro e la macchina che ha attaccato le due corde. Ok. Inizio del segmento lo vedete qua sotto nell'elemento e in alto dove potete mettere le mani voi. Ovviamente la parte successiva, se la fine del segmento, stessa riga, se gli altri tre, X2, Y2, Z2, è il secondo punto del segmento. Ripeto, può essere in qualunque punto, se X, Y, Z, perché voi partite da un punto che si trova nello spazio e poi arrivare a un altro punto in qualunque altro punto dello spazio. Okay. E questo è un filo. Ovviamente, adesso qual è il discorso del filo e segmento, ovviamente quando avete scritto un segmento dovete scrivere il successivo, perché l'antenna non tocca solo i legati. Guarda caso, il segmento successivo parti dove finisce il primo segmento. Altra roba che succede fondamentale è che voi fate partire il prossimo pezzetto di filo in un punto che non è più la fine del pezzetto precedente, quindi vedete che per fortuna con la geometria vedrete che voi avete un filo così e l'altro che è qua, o che è qua, o che è qua, in qualunque punto, non sono dimenticato. Bisogna sempre ricordarsi che la fine del segmento, a meno che uno non abbia finito un'antenna e sta descrivendo un'altra struttura, devi corrispondere. Bene. Poi devono definire il campo del calcolo. La volta che scrive l'antenna, dovremmo vedere come che abbiamo visto che la rendita, la base, la funzione, se non serve, no? Se puoi farlo usando il tasto F7. Sulla riga in alto del programma Mac, della schermata principale, che c'è la calcolatrice, la piccola calcolatrice verde, è l'equivalente del tasto F7. Se adesso la calcolatrice, anche quando sono dentro nell'editor, tra l'altro, una cosa che ho detto prima, quando stai descrivendo una struttura, ma non vuole far partire il programma, potete fare il calcolo lanciando la calcolatrice dall'interno dell'editor. In questa posizione qua potete scegliere il tipo di calcolo per la misura che più vi interessa. Quella che normalmente il radiomatori fa, ma non solo il radiomatori, è lo sviluppo della frequenza, cioè da una frequenza a un'altra frequenza. Voglio vedere come questa antenna, dove risuona questa antenna, no? Ok. Se scegli quindi il tipo del calcolo che interessa. Dopodiché è il campo entro cui si vogliono vedere i risultati, per esempio da quanto a quanto deve essere di elevazione, da quando cominciare la frequenza, da dove finire, no? E fare la frequenza rispetto a quello che volevo fare prima. Dopodiché basta semplicemente cliccare sul pulsante Generate e dopo ti salta il macaco. Ma se lo può, scusa vero? Una volta avviato il programma, la macchina comincia a immaginare. Vi informa una finestrella piccola così, in cui vedi cosa che sta facendo, e in verde fa uno scorrimento relativo al tempo trascorso, ma vedrà anche la percentuale di utilizzazione del CPU. Che è un PC lento, vedrà, non so, 99% del CPU,
che è un PC veloce dirà 10% della CPU, vabbè. Dipende molto dalla grossezza della struttura. Se era una snella complicata, avevo simulato le 4 antenne, 16 elementi per il Moonbounce che doveva fare Andrea RYX, ho fatto la boia di provare a simulare anche il Boom, ma non viene usato da tutti. La mia macchina che è un 2GB4 con 4 core che impiega un'ora a fare il calcolo. Al 98% di CPU. E si arriva alla fine, sì? Sì, funziona, infatti. Ok, se non avrebbe errori, niente, alla fine automaticamente viene fuori questa qua è subito il piano orizzontale della direzione dell'antenna. Se non c'è errori, non c'è niente, ovvero non c'è errori di calcolo, non c'è errori del formato del coso, non c'è warning relativi a geometria sbagliata, roba del genere, vi compare questo. Come vedete c'è il plot che uso lì, appunto 73 punti sulla circonferenza, quindi è molto bene. Anche in questo caso qua è possibile vedere il logo della direzione, ovviamente l'antenna di questo senso qua, questo è un po' il logo posteriore. Si vede immediatamente che l'antenna così come è fatta, con queste misure, con questa roba, la guadagna 10,2 dB ISO. Se in questo caso qua, se voi si attivi su questa finestra, batte il tasto, la barra spazio, vedete lo stesso coso per il piano verticale. Ovviamente se arriva errori mi conviene correggere e provare, cioè, tanto non morire nessuno, non si fa buio, non si può andare. Un'altra roba da fare ovviamente è l'ottimizzazione, cioè una volta che noi abbiamo visto questa antenna come si andava, cioè come tutti quanti, lì con la testa carburatoria, cambi marmitta, eccetera, ma così, no, fare qualcosa, se puoi ottimizzare. La prima ottimizzazione si è fatta, come ho detto prima, usando le variabili S e Y. Le variabili S e Y permettono di modificare alcuni parametri, invece l'equivalente, per questo dicevo prima chi ha un po' di programmazione così nelle mani, è simile al define di un programma C, in cui dite che era un define, prima che inizi, perché lo chiami con un nome, perché dici il nome è così, è fatto così. Dopodiché ti metti dietro quel nome, ma non dovete cambiarlo 500 volte nel programma, devi anche ricordarti dove è, basta solo che ti cambi da define. No? In questo modo tutte le modifiche te le fatti una sola volta. Se puoi dire al programma di effettuare i calcoli su valori diversi dei parametri con le carte SIGMA. Per esempio, e poi visualizzare quindi il comportamento dell'antenna fra i limiti, per esempio, non so, aumento e diminuisce la direzione di un riflettore. L'antenna sta ferma ma cambia un riflettore. Faccio un esempio, non so, descrivo una parabola, complicata, no? Descrivo la parabola, riflettore parabolico. Metto un'antenna nel fuoco della parabola e lo dico di. Che bello, adesso proviamo a vedere se l'antenna da un metro guadagna di più o di meno dall'antenna di 5 metri. Se non è che quella di 5 metri guadagna di più, ma quanto? Perché da anche il diametro della macchina che calcola fra un diametro e l'altro. Però cosa fare con questo? Rispetto al file di prima, questo qua è il file identico solo con le carte SY. Ovvero la struttura prima era solo numeri. Se vi ricordate della diapositiva precedente, gli ha x e y che aveva dei punti, x qua, y dall'altra parte. In questo punto, in questa descrizione qua, come vedete, ci sono una serie di variabili impostate, per esempio c'è QL, LR, AR, LR sta per lato del riflettore, AR l'altezza del riflettore, AR per altezza del riflettore, dico simulando la parte di trio del blocco d'alluminio dell'antenna di qua. Per esempio poi ho messo il QL che è il quarto tono. Dopodiché ho messo per esempio simulare un'antenna che si è fatta a rombi, cioè di quadrati messi così, uno deve descrivere dei punti nello spazio. Guarda caso, essendo 45 gradi, basta usare seno e coseno. Guarda caso, seno e coseno, matematicamente cosa è? Il numero fisso, è uguale. E lo chiamiamo K. 0,707, che è il coseno e il seno di 45 gradi. Risultato, se mi voglio descrivere un punto che si trova a 45 gradi, faccio semplicemente volte K o meno K. Dopo vedere i trucchi, ecco, più avanti. Ecco, comunque la card mi dà la possibilità, per esempio, di cambiare il DF, che è il diametro del filo. Mi dà la possibilità di cambiare HD, l'altezza tra il dipolo e il riflettore. Queste antenne, cioè, effettivamente dei dipoli, lontani da un piano riflettente. Quindi se vi cambio la posizione del dipolo dell'elemento riflettente, modifico in qualche modo l'antenna, vedremo anche dopo come. Quindi con quelle carte le 6 y dopo potrò modificare, quindi le variabili le imposto così e le uso all'interno
della descrizione. Per esempio, non metto più la posizione di inizio e fine del riflettore, ma vi dico semplicemente larghezza del riflettore diviso 2, questa è la parte bassa, diviso 2 per la metà, AR, altezza del riflettore diviso 2 per l'altra metà, sempre rispetto al centro, perché un suggerimento se potete fare sempre simulazione con il NEC usando come il punto 0 il punto di intersezione dei tre assi. Vi spiego perché. Quando la macchina farà il calcolo del pattern dell'antenna, che lo fa anche in 3D, se voi mettete l'antenna spostata dal centro, la macchina è talmente stupida che non fa il pattern sull'antenna, lo fa sul centro. E se il brutto di vedere. Se la stessa roba, ma se il brutto di vedere, perché avete l'antenna qua e il pattern che viene fuori qua. Ma da dove viene? Si viene in 3H, no? Cioè perché la macchina fa sempre, scala tutto sul 0. Quindi vi conviene tutta la vostra geometria centrarla sul 0. Piccolo trucco così. Ok. Dal punto di vista pratico, una volta aver inserito le carte SY, si basta andare sull'icona dell'optimizer, che è quella specie di doppia linea tratteggiata col cono. Si potrà a questo punto stabilire anche le modifiche sulle parti che ritengo più importanti. Andando sull'optimizer, se apri questa finestrella qua, bisogna scegliere la funzione ovviamente, SWIP, chiaramente, e guarda caso, vedrà fuori colonnina variabili, variables, viene fuori esattamente tutte le card SY che abbiamo scritto prima. Quindi la macchina dismette tutta questa roba qua, qual è la segreta che voglio modificare? In questo caso nell'azzurro dico cambiato, adesso ho messo la frequenza, se mi sceglievo per esempio a R, cambiavo l'altezza del riflettore, LR, la larghezza del riflettore, che sono da A. Risultato, una volta fissato questo qua, viene adesso in questo modo fatto sweep e con decisione la variabile che ho scelto la frequenza, no? E il bello è che mi chiedavo la frequenza minima e la frequenza massima. Se dovessi cambiare la misura, che dico la misura minima e la misura massima, e la macchina farà tutti i calcoli all'interno del mio campo. Ma con che parte della minima e la massima? Arrivando. Nella casella numero di step, no? Potremmo stabilire quanti passaggi, cioè se mi faccio da 1 cm a 5 cm, che dice 10 passaggi, e fa passaggi da 5 meno 1 diviso 10. Lo calcolo automatico, lo fa in automatico la macchina, per cui te ne dà il risultato. In questo caso qua, per esempio, io ho scelto da 1195 a 4790 mega 10 step del frequenza, quindi sto cambiando di forma. E bene, quando ti premi su start, salta anche qua fuori a macaco, senza fare niente. Ovvero, vedremo l'evolversi del calcolo. Cioè, vedrà, sulla geometria vengono fuori dei segni strani, che si muovono. Ma quel che conta molto di più è che viene fuori una tabella che prima non era. La tabella che ti fa vedere come l'antenna cambia in base a quel che ti è detto di modificare. Cioè, l'antenna è rimasta la stessa, ma che ha cambiato quella misura che ti ha settato, e il risultato, per esempio, qua, ti dici che l'onda stazionaria di questa antenna, se prendiamo il più basso, o se crolla 1,03 a 2270, perché dove sono 4000? Sì, il campo molto ampio. Questo l'ho fatto con un campo basso, quindi dopo che stringi il tuo campo di misura, ti riesci ad affinare benissimo le cose. Verifichiamo un finale, poi, perché alla fine, quello che si voleva fare, che volevo fare, che volevo presentarvi, è la realizzazione di un'antenna P-Quad per i 1250 mega, balla di lì, se mi interessa. Allora bisogna descrivere l'antenna, simulare la struttura, dopodiché un uso delle card SY nella descrizione, risimulare la stessa struttura del prima con cui cambia, per utilizzarla e vedere il risultato, con un esemplare meccanico che viene dopo fatto sulla fine dei calcoli svolti e delle ottimizzazioni portate. Vedere per credere. Allora, descrivo intanto l'antenna, usando l'edito. Questa è l'antenna descritta, come vedete non la gara su una SY, no? Qua tutte le misure, se comincio su un numero, cioè, comincio su un numero, finisco su un numero, XYZ. Non cambia niente, cioè qua non vedo nessuna cosa. L'unica roba che ieri potevo mettere, non so, ho messo 1250 mega, è tutto fisso anche la frequenza, tutto inchiodato, ok? La geometria dell'antenna di quella là, quindi è un 8 costruito con dei fili, in particolare se ogni lato su un filo, un wire, perché vedete un filo GW1,
primo lato, secondo lato, terzo lato, della parte superiore, di cosa è la parte inferiore del polo, no? È composto ciascuno da tre segmenti. La macchina non dà errore, quindi vuol dire che a quella frequenza là stavo dentro nei limiti che si impostava prima, cioè 9 volte lambda mezzi e il diametro 4 volte il diametro di fil. In questo caso ho usato un fil bello massiccio perché è un fil da 3 mm, raggio 0,15. Tanto nei parametri del programma, aumentare e diminuire il numero di segmenti, cosa vuol dire la precisione? Fino ad arrivare al limite, dopodiché ti dici che perché era superato. Se aumenti la precisione, più se restringi la lunghezza del segmento, migliore sarà l'effetto del campo calcolato col metodo di momento. Aumenta la definizione, certo. E come può mettersi, come la risoluzione della macchina fotografica, se aumenti il pixel la foto è più bella, sempre quella ma è più bella. Ok? A questo punto chiaramente simuliamo questa struttura fissa. A questo punto, ed è una roba in più che non ho detto prima, ma che se è possibile. Qua ho preso due cose. Fa conto che ho già premuto la barra spazio, orizzontale e verticale. Go aggiunto, che c'è una piccola possibilità con qua dentro che se dici show, in alto a sinistra, che è un pulsante tutto show, che puoi mettere il tag sul visualizza la struttura. In pratica mi sto mostrando in rosso l'antenna, la parte riflettente e la struttura dell'antenna. Quindi so da che parte, se faccio una YAGI vedessi l'antenna di là, quindi capisco che quello è il davanti e quello è il retro. Ma se si può anche tirar via, no? Questo qua dice che così come la ZE, la GA 10,4 dB di guadagno, con misure fisse, cioè con 1000 calcolate con 10,4 dB su ISO. E quella scritta nera subito sotto max gain? Per azimuta 90 gradi, per elevazione 0 gradi, verticale e orizzontale. Questo qua è 90 gradi, te lo vedi così, ma in verticale sei a 90 gradi, cioè in questo senso qua. Sì, è appena verticale. Sì, se abbiamo un grafico messo su. No, questo è verticale, questo è orizzontale. Sì, uguale, dal punto di vista applicativo. Se ti sposti col mouse su uno di questi punti, no, te vedi quanto scende in dB, per esempio, te puoi vedere qualche se il logo a 3 dB. Come che non te vedi normalmente con un'opticologia, se non facendo delle prove con corrispondenza. Sai difficile di vedere. Questa è quindi l'antenna fissa. Ok? La stessa roba la fermo usando il card del 16, no? La stessa cosa del prima modificata. Come vedete all'interno ho messo la frequenza è diventata FC. Automaticamente mi sono fatto una carga che mi dà la lunghezza d'onda, 300 diviso FC, AR che è la lunghezza del riflettore, LR la larghezza e HD. In questo caso qua vi voglio far vedere la differenza meccanica. HD è l'altezza del dipolo da riflettore. Tutto il resto è come prima, abbiamo visto però che in questo caso qua se molti meno numeri anche se si indicate delle robe strane, ma è tutto semplicemente passaggio fra un numero fisso e un numero che è calcolabile. Proviamo a ottimizzarla, come abbiamo visto prima. Quindi, se noi usiamo adesso le variabili, non la frequenza, ma delle variabili diverse con le SY, anche di nuovo facciamo il pulsante optimizer, che deve accedere alle variabili e a questo punto in questo esempio vedo selezionato un valore da cambiare nel campo che è il valore dell'altezza del dipolo. Perché? Perché vedere che effetto che ha questo coso qua sull'adattamento di impedenza dell'antenna che già funzionava perché anche se noi non avremmo mai guardato se era adattata a 50 ohm, 60, 200 ohm l'antenna funzionava e funzionava dal punto di vista elettromagnetico. Non tiene conto del carico, del trasmettitore, della trasmissione, eccetera. Il risultato è che facendo variare l'altezza del dipolo, un dipolo che abbiamo visto che funzionava a 1200, guarda il comportamento dell'onda stazionaria, cosa che non ti si accorgi mai se non ti hai uno strumento. Ovvero, devo calcolarlo 3 cm, cioè un ottavo di lunghezza d'onda, la distanza dal dipolo all'elemento del risultato. In realtà c'è un poco più di 3 cm che sono un ottavo di lunghezza d'onda. In pratica l'adattamento dell'antenna avviene allontanando o avvicinando il dipolo all'elemento.
Una volta che ti fa questo qua, io non sapevo neanche che avevo un SWR meter a casa. Perché? Perché basta che devi giù la distanza, una volta che hai fatto,